Sta per andare in onda Pianeta Oggi, eventi nel mondo, trasmissione condotta da Massimo Bonella e Alviano Appi. Bene, buonasera a tutti, qui Alviano Appi. Una puntata questa volta sui bambini, su quelli che sono il nostro futuro, su quelli che sono la costruzione di un altro mondo che va in un senso o va nell'altro a seconda di come questi bambini cresceranno, di come questi bambini saranno in grado di pensare, saranno in grado di sentire. Allora, noi facciamo questa trasmissione con Paola Restigliang, laureata in giurisprudenza. Noi intanto, Paola, ti diamo il benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Ed ecco, sì, come stavo anticipando, con te parliamo di infanzia, di bambini, di minori e dare uno sguardo su come l'umanità di oggi sta costruendo appunto l'umanità di domani. Un bambino, diciamo, diventa un adulto felice, equilibrato, amorevole, creativo, se nella sua vita ha potuto entrare direttamente in contatto con queste voci, con tutto ciò che produce felicità, amorevolezza, creatività, equilibrio. E possiamo essenzialmente dire che il bambino fa queste cose, lo fa con il gioco, impara con il gioco. E penso che si possa dire che la prima cosa che è legata a centinaia di milioni di bambini nel mondo. E quindi da qui io partirei con te, Paola, da bambini che sono costretti a fare altro. Ma ancora prima di questo, quasi quasi ti vorrei domandare che cosa ti ha spinto un poco a voler approfondire questo tema. Diciamo che l'argomento dei bambini è un argomento che mi sta molto a cuore, e se vogliamo cercare di vedere con occhio critico il mondo in cui viviamo, dobbiamo vedere come il mondo tratta i bambini, e quindi molto male. Guardando appunto i dati che ho un po' raccolto, si tratta di diciamo tantissimi casi di quelle che io chiamo schiavitù minorile, che non intende solamente il lavoro minorile ma anche tante altre forme di sfruttamento dei minori di cui voglio parlare. Diciamo che l'idea mi è venuta dopo aver visto un servizio trasmesso nel mese di maggio da un programma televisivo, Le Iene, sullo sfruttamento dei bambini in India, nelle miniere dove viene estratta la mica. E la mica è un minerale di aspetto cristallino che, grazie alle sue proprietà di luce, di calore, chimiche, è utilizzato in tantissimi settori, in quello tecnologico, in quello cosmetico, delle vernici, delle macchine, dell'elettronica. E diciamo che questo servizio mi ha sconvolto e mi ha fatto sorgere una domanda spontaneamente: perché lasciamo che questo succeda? Perché non facciamo nulla? E non parlo solamente del lavoro minorile in India o in tanti altri posti del mondo, parlo di schiavitù minorile e intendo purtroppo le tantissime forme in cui questa schiavitù si manifesta. Schiavitù è quella dei bambini che sono costretti a fare la guerra, quindi bambini soldato, e la guerra è voluta da noi adulti, quindi sicuramente sono schiavi in questo senso. Schiavitù è quella dei bambini violentati fisicamente e psicologicamente, molto spesso purtroppo proprio da quelle persone che dovrebbero prendersi invece cura di loro. Schiavitù è quella dei bambini che sono costretti a prostituirsi, dei bambini rapiti,
e anche quella dei bambini costretti a passare il loro tempo in carcere, perché sono figli di madri che comunque sono in carcere, sono detenute, minori che magari hanno sbagliato per tanti motivi, quindi magari sono in carcere anche loro, in carcere minorile, ma e sono addirittura nei casi peggiori condannati a morte proprio da un sistema giudiziario che invece dovrebbe pensare a tutelarli e a cercare di reinserirli nella società più che condannarli a morte a quell'età. E schiavitù intendo anche quella dei bambini che sono venduti per servire, quindi come schiavi proprio di padroni che sono proprietari delle loro persone, o per diventare mogli di uomini, o per essere uccisi in modo da poterne sfruttare gli organi. E anche quella di bambini che sono difficili perché nascono purtroppo in posti sfortunati, in famiglie che hanno problemi, disagiate, e sono magari anche disoneste, mafiose, dove non esiste nessun esempio positivo che possano seguire. Quindi veramente si tratta di una miriade di casi di schiavitù, e questi sono solamente alcuni esempi. Sì, ecco, allora adesso proviamo un poco. Beh, sì, sono degli esempi che comunque ci dicono, ma quello che dovrebbe essere il senso naturale di un genitore dovrebbe essere quello di protezione del proprio piccolo. Guardiamo la natura, ci sono addirittura animali di una specie che fanno da mamme ad animali di specie diverse, legate con gli anatroccoli, perfino le leonesse con le gazzelle, abbiamo visto, e questo ci dice un poco come l'umanità si sta scollando, diciamo, in qualche modo dal senso innanzitutto naturale, e dopo si dovrebbe aggiungere anche umano delle cose, ma ci stiamo scollando dal coso naturale. Senti, un poco, tu hai raccolto molti dati, no? Nell'ambito lavorativo, che cosa possiamo Visto che dire? prima abbiamo parlato delle miniere di mica, tanto per Sì. renderci conto dei dati, sono 20.000 bambini indiani che lavorano in queste miniere, negli stati indiani in particolare del Jharkhand e Bihar. Nonostante la legge poi in quel paese proibisca il lavoro in miniera per i minori di 14 anni, quindi c'è veramente una contraddizione in termini. Questi due stati indiani esportano 125.000 tonnellate di mica l'anno, cioè il 25% dell'intera produzione di mica mondiale. E chi ha poteri e soldi ovviamente sfrutta la miseria per aumentare il proprio tornaconto personale, perché basti pensare al tornaconto personale che ne deriva alle multinazionali che sfruttano queste popolazioni. Se non basta lo stipendio magari del marito, purtroppo è costretto a lavorare anche la moglie e sono costretti a lavorare anche i figli. E i figli si tratta non di ragazzi, di bambini piccolissimi. In questi due stati poi, anche dal punto di vista legale, mancano le aste per la concessione dei terreni, quindi in realtà le attività di estrazione sarebbero illegali. Per aggirare Senti, scusa che ti chiedo, come età, praticamente qual è l'età minima che tu hai riscontrato un poco di bambini che possono già essere messi a lavorare? Nel video che avevo visto io delle Iene erano veramente piccolissimi, quindi anche bambini in braccio alla mamma e che magari per gioco, perché vedono la mamma, perché vedono gli altri bambini un po' più grandi, magari anche già 2 anni, raccolgono così, così perché vedono fare dagli altri, quindi lo fanno anche loro. E poi c'è la testimonianza che ho sentito di un imprenditore del posto che dice: i clienti, cioè i clienti siamo noi, i clienti occidentali, non solo europei ma anche cinesi e giapponesi, sanno tutto, vedono la povera gente che lavora, vedono i bambini di 5-6 anni, quindi sicuramente da 5-6 anni in su sono quotidianamente impegnati in questo tipo di attività, a scapito ovviamente della loro formazione, del loro diritto al gioco e tutto quello che ne consegue. E per far capire un po' la differenza diciamo, l'enorme abisso che c'è a livello di profitto,
Il prezzo di vendita degli imprenditori ai clienti stranieri è di $700 al chilo, mentre il prezzo di vendita dei singoli raccoglitori che viene appunto dove viene smerciata la merce, diciamo al villaggio, è di 6 centesimi di dollaro al chilo. Mamma mia. E quindi raccogliere la mica non è assolutamente un lavoro, non è una scelta, ma è una questione di sopravvivenza. Quindi diciamo che lo stipendio medio al giorno è dai 20 ai 70 centesimi di dollaro. In tal modo è obbligata a lavorare tutta la famiglia, non c'è nessuna possibilità di sviluppo, di evoluzione, di miglioramento delle condizioni sociali della famiglia di generazione in generazione. Il lavoro è sempre quello, ma è scontato che sia così, i bambini crescono con l'idea che sia... Ovviamente che sia così, che sia l'unica possibilità per la loro vita. Non Sì, c'è quello. nessun controllo sulle condizioni di salute, quindi non è solo questione di sfruttamento dal punto di vista delle ore di lavoro passate lì in miniera, ma anche dal punto di vista igienico. Se ci sono incidenti, ovviamente non vengono denunciati e c'è poi il rischio di ammalarsi che è molto alto perché respirano comunque polvere di silicio. E Beh, poi c'è anche se lavori a quell'età lì, cioè. Sarai sfinito quando hai 30 anni, sei già una persona anziana, un vecchio, fisicamente il corpo cede molto prima. E dopo, prima tu dicevi che i terminali di queste lavorazioni, di questi beni prodotti. Siamo noi, ma sappiamo alla fine che le grandi multinazionali affidano attraverso un'infinita catena di subappalti questi padroncini locali e così le nostre multinazionali si chiamano fuori dalle responsabilità dirette dello sfruttamento giuridico e dello sfruttamento di questi bambini. Assolutamente, poi sai prima Sono proprio stavo degli dicendo. ipocriti. Dimmi, dimmi. Sì, no, volevo dire, siamo proprio degli ipocriti. Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, perché non possiamo non sapere. E le possibilità di informarsi ci sono e come, però diciamo che non ci conviene perché è scomodo, è molto scomodo e fa anche molto male. Io anche leggendo solo le notizie, sono tantissimi casi di sfruttamento minorile, veramente sono da lasciarci un attimo, insomma. Sbigottiti e comunque almeno come motivo di riflessione, poi appunto viene no, la voglia di avere la consapevolezza, ma anche comunque di sentirsi in dovere di reagire in qualche modo. Non solo in India, purtroppo c'è questo problema, io ho visto anche in Congo c'è uno sfruttamento di un numero altissimo di minori nella ricerca. L'estrazione del Registrazione coltan. coltan, esatto, che purtroppo è utilizzato, lo sappiamo tutti, nei cellulari, anche nelle videocamere, nei videogiochi, eccetera. E l'80% del coltan, appunto, si trova solo in Congo e alcune delle più grosse multinazionali sfruttano queste miniere congolesi. E in realtà, diciamo che i congolesi che ci lavorano vengono pagati con $200 al mese contro $10 di paga media, quindi comunque è anche un incentivo a essere, come dire, a essere utilizzati lì. Però questo scatena una vera e propria corsa alle miniere da parte dei guerriglieri che ovviamente vorrebbero avere la proprietà, il possesso su queste miniere, e anche dalla vicina Uganda e anche Ruanda. E i soldi che le multinazionali diciamo spendono comunque per estrarre il coltan non servono di certo per alimentare la popolazione o per migliorare lo stato, il benessere diciamo a livello non so, di costruzione delle scuole, di ospedali, ma servono per finanziare la guerra e comprare le armi. E quindi diciamo che comunque anche Sì. se vengono guadagnati molti soldi dai locali, non vengono utilizzati di sicuro per la società. Beh, vedi, questo, scusa che interrompo un attimo, questo è un modo per ragionare anche con chi ci ascolta, come noi teniamo un doppio controllo sul bene di un paese.
prendiamo quel bene, in realtà lo paghiamo pochissimo, sì. E ce lo facciamo e ci riprendiamo quel bene con gli interessi, perché gli diamo anche le armi. In questo modo abbiamo anche un controllo indiretto, perché hanno bisogno delle nostre armi i contendenti, e spesso diamo le armi ad entrambi i contendenti. Poi sai, finché l'informazione comunque, soprattutto diciamo quella diciamo predominante, quindi quella più diffusa, quella che la gente ascolta quotidianamente, continuamente, ti inculca nella testa che come dire, i problemi dell'Africa sono dell'Africa e basta, i problemi dell'India o di certi paesi sono di quei paesi e basta, nemmeno la gente riesce a, come dire, a fare un passo ulteriore. Qualche anno fa ho letto anche per curiosità, in Italia la gente aveva difficoltà a trovare nei negozi la PlayStation 2, ma nessuno si è chiesto, cioè per dire anche i ragazzi magari qui, no? O i genitori stessi, nessuno si chiede perché non c'era nei negozi, e c'è questa fame di avere per forza il possesso di un giocattolo, di qualcosa che comunque fa giocare, perché non c'era il coltan, perché si era fermata l'estrazione a causa della guerra. Quindi a volte dovremmo veramente imparare a capire le problematiche che stanno dietro a tante situazioni, a non fermarci a quello che vediamo solo noi o quello che fa comodo a noi. E purtroppo ho scoperto che un nuovo giacimento di coltan è stato trovato in Amazzonia, e quindi il timore è appunto che possa succedere come è successo in Congo, e quindi un peggioramento ulteriore già dell'Amazzonia, che diciamo non gode di buone prospettive di futuro. Diciamo, al di là del lavoro minorile, quello che mi ha colpito è l'utilizzo dei bambini nella guerra, quindi bambini soldato. Il fenomeno è aumentato negli ultimi anni. Perché? Perché per mille motivi, perché sono facili da indottrinare, ubbidiscono agli ordini immediatamente, non discutono, si ribellano meno perché hanno anche meno il senso del reale pericolo, sono più incoscienti, sono bambini, non vengono pagati e quindi vengono sfruttati al 100%, vengono convinti e costretti alla guerra, vengono magari mandati anche dalle stesse famiglie. E in Africa purtroppo il fenomeno è molto diffuso. Nella Repubblica Democratica del Congo nel 97 da 4.000 a 5.000 adolescenti hanno aderito all'invito fatto attraverso la radio di arruolarsi. Anche questo fa molto terrore, no? L'invito ad arruolarsi attraverso la radio come se fosse una cosa bella. E alla data del settembre 2017 è stato stimato che c'erano più o meno 300.000 minori impiegati nei conflitti mondiali. La maggior parte di loro ha un'età che va dai 15 ai 18, quindi giovanissimi. Il continente più interessato è l'Africa, ma ci sono ovviamente purtroppo anche l'Asia, l'America Latina, Medio Oriente, Europa Orientale, di tutto, veramente dappertutto. E un dato del gennaio di quest'anno, del 2018, oltre 2.100 under 18 sono stati reclutati in un anno come volontari nell'esercito tedesco. Il dato impressionante è che il numero è triplicato da quando... Non ho capito, ripetimi questo dato, scusa. In Germania, a gennaio di quest'anno, il dato è di 2.100 under 18, quindi 2.100 ragazzini che comunque sono minorenni, sono stati reclutati come volontari nell'esercito tedesco. Il dato impressionante è che il numero è triplicato da quando in Germania è cessata la leva obbligatoria, quindi veramente è assurdo, dici, ma come è cessata la leva obbligatoria pure è aumentato il numero di volontari? Perché è stata fatta una campagna della difesa con oltre 1 milione di lettere alle famiglie con teenager, e quindi è stata promossa questa attività di reclutamento, di reclutamento addirittura anche nelle scuole, dove invece nelle scuole dovrebbe essere insegnato il contrario. Sempre tornando all'Africa, in Uganda c'è l'esercito di liberazione del Signore, viene chiamato, che è una milizia antigovernativa che pratica diffusamente il rapimento di minori
per farli diventare soldati. E ricordiamo che la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia proibisce l'arruolamento per tutti i minori di 15 anni. L'impiego di minori che hanno meno di 15 anni nei conflitti armati è stato incluso, nei crimini di guerra, su cui ha giurisdizione il Tribunale Penale Internazionale. E nel 2002 è entrato in vigore il protocollo, che è opzionale alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, che fissa a 18 anni l'età minima per partecipare ad azioni belliche o per essere reclutati nell'esercito. In Italia non vengono arruolati minori di 18 anni, però vendiamo armi, soprattutto le armi cosiddette leggere, a paesi in cui combattono purtroppo anche minori, quindi in realtà siamo partecipi. Apparentemente non lo siamo formalmente a livello di legge, ma in realtà lo siamo perché appunto vendiamo armi. Gli effetti della Certo. guerra ovviamente sui bambini sono devastanti da ogni punto di vista. Diciamo che vengono mutilati, rimangono senza genitori, senza casa, e gli effetti psicologici ovviamente sono deleteri, perché vengono scosse, diciamo, le fondamenta stesse dell'essere bambino, no? Brava. E viene insegnato loro a compiere comunque gesti che non farebbero mai, a compiere veramente azioni efferate. Pensa che addirittura è stata segnalata sempre in Uganda, purtroppo tramite l'esercito di liberazione del Signore, la diffusa pratica della partecipazione forzata a un'azione violenta, cui viene costretto il bambino, per esempio l'uccisione di un altro minore, colpevole di, non so, di aver disobbedito, di non aver seguito bene un ordine, in modo da fargli capire che quei gesti. Abituarlo Sì, a costringerlo dopo, ormai che l'ho fatto una volta, posso farlo sempre. esatto. E Questa poi. è la filosofia. Assolutamente sì. Un'altra cosa che mi ha molto colpito è l'uso di sostanze stupefacenti che sono fornite per stordirli, per renderli meno lucidi, meno consapevoli, o comunque addirittura dargli l'eccitazione necessaria per combattere. E quindi utilizzano hashish, cocaina, li fanno diventare veri e propri drogati. E polvere da sparo addirittura fatta respirare come sostanza eccitante. E è scandaloso, direi che è molto. Sì, dobbiamo fermarci un attimo e pensare se veramente è questo quello che vogliamo. E dai dati di Save the Children, risulta che più della metà dei bambini al mondo, cioè 1,2 miliardi, sono gravemente minacciati da povertà, conflitti, discriminazioni di ogni genere. Diciamo, ci sono poi continenti in cui questo problema è ancora più diffuso, ovviamente l'Africa, no, a cui accennavo prima. Ma Però. guarda, scusa un attimo, ma la povertà poi, in qualche modo, questo sistema che tende sempre di più ad allargare la forbice tra mondi o all'interno degli stessi stati, situazioni di grande ricchezza e di grande povertà, io mi ricordo di aver visto negli Stati Uniti, c'era un filmato che mostrava come nelle zone interne, Midland, così degli Stati Uniti, particolarmente povero, c'erano proprio le campagne di arruolamento proprio tra le persone con minori mezzi, con minori possibilità. C'era scritto Join the Army, cioè entra nell'esercito, prendi una paga e ti rovini una vita. Tu prova a pensare, anche questi giovani mandati per quanto riguarda gli Stati Uniti in Iraq, in Afghanistan, in cosa dove anche militari di carriera dopo un poco ritornano e psicologicamente soffrono di incubi, soffrono di sensi di colpa, soffrono di. Cioè, hai una vita minata totalmente e queste persone rappresentano una mina. Per quelli psicologica, per i loro familiari, per gli amici, perché gli sta intorno una destabilizzazione veramente profondissima. C'è una vera e propria cultura alla violenza, no? E dovrebbe essere invece il contrario. Guarda, proprio parlando degli Stati Uniti,
Pensa che gli Stati Uniti sono l'unico paese al mondo a imporre una condanna a morte nei confronti di minori al momento del reato, e questo è vietato dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia. E cioè, ma anche il senso logico, il buon senso, mi dice che non è giusto. Come puoi condannare a morte una persona solo perché era minorenne al momento del reato? Bisogna veramente forse pensare, fare un passo indietro. Però giustamente negli Stati Uniti poi c'è tutta un'altra serie di problemi, c'è un utilizzo sfrenato delle armi, la vendita legale in molti stati, e quindi per forza di cose c'è veramente un incentivo all'utilizzo della violenza. E guarda, anche Michael Moore era riuscito a dimostrare come in realtà negli Stati Uniti ancora di più della grande disponibilità che si trovano con cui si può comprare un'arma, quello che di più spinge ad usarla è diciamo la grande diffusione di una televisione con filmati di carattere violento. Sì. Sia per le fasce giovani, per i bambini che usano il PlayStation, che usano queste cose, ma c'è una grande violenza mediatica, ecco, diciamo, per cui tu cominci a pensare che questo sia una cosa normale. Ecco, questo è, quindi tu respiri quell'aria di violenza, la vedi, poi tra l'altro il vedere con il cervello ha una simbiosi molto forte, canalizza le sensazioni in modo molto veloce, molto di più del leggere, per dire, no? E quindi c'è questa cultura visiva della violenza in moltissimi modi, in moltissime sfaccettature, che fa sì che una volta che tu hai un'arma diventi per te estremamente facile usarla. Ah sì, certo. Poi un'altra forma di schiavitù che mi ha molto colpito in senso negativo, purtroppo, è quella dei bambini che scompaiono. E ho letto alcuni articoli anche di avvocati molto attenti a casi di scomparse di minori, e sono tantissimi purtroppo. E i bambini che scompaiono, che sono stati rapiti, finiscono molto spesso nella rete dei pedofili, trafficanti di organi, diventano addirittura in molti casi attori in quelli che vengono chiamati snuff movie, cioè una sorta di film in cui vengono violentati, seviziati, abusati, infine uccisi davanti alla telecamera. Quello che poi fa ancora più male è che ci sono persone molto ricche che pagano parecchi soldi per vedere appunto queste pellicole. Secondo la Polizia di Stato, il conto delle piccole vittime rapite potrebbe essere sottostimato, e già è molto alto, perché è difficile calcolare il numero dei bambini esatto. Soprattutto, non so, in Italia pensiamo a quanti bambini rom, che magari ovviamente non si sa quanti siano, e però spariscono. Almeno 15.000 bambini dagli anni 70 in poi che spariscono, e ho anche i figli degli immigrati, ovviamente clandestini, non sporgono denuncia, di cui non si sa nulla. E a completare questa sorta di olocausto ci sono anche neonati che sono prenotati e comprati subito dopo la nascita. E la mobilitazione dovrebbe essere altissima, dovrebbe essere massima da ogni punto di vista, a livello europeo, a livello nazionale, a livello mondiale. Invece la crisi economica, che rappresenta sempre, come dire, la scusa, la giustificazione migliore per coprire le spese ritenute invece necessarie, per esempio le spese militari, anziché diminuire, aumentano. E diciamo che la crisi economica è usata come scusa per dire che il numero telefonico che era usato a livello europeo per i bambini scomparsi rischia di chiudere, perché appunto sono stati fatti dei tagli da parte della Commissione europea. E ogni anno, in base a quanto risulta dalle statistiche del telefono azzurro, spariscono milioni di bambini. E in Europa sono 270.000. Da pochi mesi, diciamo, è attivo per fortuna un nuovo servizio di orientamento legale gratuito
che è frutto di una convenzione tra Telefono Azzurro e l'Ordine degli Avvocati di Milano. Ecco, ci sono alcune piccole realtà che riescono a supplire a questa enorme lacuna. Un'altra forma di schiavitù che ho ritrovato è quella in cui sono sottoposti i figli di madri che sono purtroppo in carcere. Il nostro Ah, ordinamento. interessante questa cosa, Sì. sì, interessante. Sì, perché ho pensato a loro perché non se ne parla mai. Non sono tantissimi in Italia, però ci sono. Ed è giusto pensare a loro. Il nostro ordinamento giuridico impegna il legislatore nella Costituzione e anche in alcuni atti di diritto internazionale a tenere in grande considerazione la situazione delle madri detenute con bambini. La Costituzione, all'articolo 31, tutela la maternità e l'infanzia e quindi anche il diritto del minore a crescere. Insieme alla mamma, in un ambiente il più possibile che sia favorevole al suo sviluppo. E poi c'è l'articolo 27, per cui la responsabilità penale personale, per cui non è corretto far crescere un minore in un carcere per una colpa della mamma. Certo. Diciamo sono entrate in vigore un paio di leggi che sono importanti. Nel 2001 la legge 40 che ha favorito l'accesso delle donne che hanno figli piccoli alle misure cautelari che sono cosiddette alternative, come per esempio la detenzione speciale a casa, domiciliare, che permette alle detenute madri di bambini che hanno meno di 10 anni. E anche qui uno potrebbe pensare perché solo quelli che hanno meno di 10 anni, quelli che magari ne hanno 12 o 13, no, di poter scontare parte della pena a casa oppure, o comunque in un altro luogo di accoglienza che non sia carcere. E anche qui le donne che non hanno fissa dimora ovviamente non hanno diritto a questo tipo di arresti domiciliari. La legge 62 del 2011, quindi una decina di anni dopo, ha introdotto le cosiddette case famiglia. E che è l'unica, rappresentano l'unica forma detentiva che magari possa essere possibile per i bambini, ma anche per le mamme, che però purtroppo questa legge è rimasta inapplicata perché il governo non aveva previsto lo stanziamento dei fondi ed è rimasta così, diciamo in piedi, solamente sulla carta. Il codice nostro di procedura penale stabilisce che la detenzione in carcere per le mamme possa essere disposta solo dopo il compimento del sesto anno di vita del figlio. Se per cause eccezionali si renderà comunque necessaria la detenzione, questa dovrà essere disposta dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria presso una specie di istituto e a custodia attenuata, cosiddetti ICAM, che sono istituti, diciamo, che non sono tantissimi in Italia, uno per esempio a Milano, mi sembra anche a Venezia. Ah, ho letto un'osservazione di un costituzionalista molto autorevole, Zagrebelsky, e io sono assolutamente d'accordo, il carcere dovrebbe diventare un'eccezione, a iniziare dalle madri. Le leggi ci sono, non sono perfette, però ecco, dovrebbero essere accompagnate da una cultura di cambiamento e non hanno sicuramente eliminato la presenza dei bambini all'interno delle carceri, non hanno risolto il problema. E tanto che alla data del settembre 2017 dell'anno scorso risultavano in prigione 32 detenute straniere con 36 bambini insieme a loro. Basterebbero pochissime strutture, ne basterebbero 6 da distribuire su tutto il territorio nazionale, però non ci sono, non sono in grado di coprire, non è altissimo il numero, ma non ci sono queste strutture. Non ci sono i fondi, l'unica casa famiglia protetta è a Roma e si potrebbe, non so, pensare a forme alternative di raccolta di fondi, per esempio utilizzando immobili confiscati alla mafia, alla criminalità, che vengono magari destinati al comune, quindi potrebbero essere utilizzati questi. Però diciamo che è abbastanza così allo stato attuale, è una situazione che è abbastanza ferma. Un'altra forma di schiavitù minorile che ho trovato terribile è quella della schiavitù domestica. Purtroppo è molto diffusa in alcuni stati, in particolare in Tanzania,
A Zanzibar, per esempio, che è un'isola che rappresenta agli occhi di tutti un paradiso, no? Per i turisti. Certo. E la realtà però è molto diversa da come viene descritta dai tour operator. E sono tantissimi, sono 130.000 bambini dell'arcipelago della Tanzania che vivono come schiavi nelle case dei ricchi. Sono vittime di sfruttamento, schiavitù domestica, vittime di violenza, soprattutto le bambine, e veramente rappresenta uno dei drammi che sono, come dire, sottaciuti e sono anche meno noti di questo paese dell'Africa, ma è veramente uno dei più Come drammi. se fosse un paese che si è specializzato in questa sorta di disumanità. Purtroppo poi lì c'è come la cultura da parte delle famiglie di pensare che sia una sorta di miglioramento sociale per i propri figli, no? Mandarli incoraggiati proprio dai propri genitori ad andare a lavorare in queste famiglie o addirittura nelle strutture turistiche, perché poi non dimentichiamo questo. Noi andiamo lì in vacanza, ma magari troviamo i bambini che ci portano, che ci servono e pensiamo che sia normale. E perché magari sono attratti dalla promessa che i figli guadagneranno abbastanza per poterli mantenere, che un giorno potranno studiare. E invece la realtà è diversa. Guarda, ho letto la storia di una bambina, Rachel, che appunto ha iniziato a fare la schiava domestica ed è stata, pensa, oltre ad essere picchiata, chiusa in una latrina per punizione. E lei racconta, proprio sono le sue parole, era maggio quando dei reclutatori sono venuti nel mio villaggio e hanno persuaso i miei a mandarmi a Zanzibar a lavorare da loro. Io ho creduto alle loro promesse, volevo vedere un posto nuovo e lì c'era il mare. Arrivata a Zanzibar è iniziato l'inferno. Lavoravo dall'alba al tramonto, e alla minima infrazione venivo picchiata, non ero pagata. Oggi per fortuna è un po' più grande e è riuscita ad uscire da questo giro di schiavitù. E partecipa a un programma di recupero e reinserimento e ha raccontato la sua storia, diciamo, su anche i quotidiani inglesi, quindi è riuscita a riscattare un po' Si la sua situazione. pensa che gironi danteschi ci sono per infernali, naturalmente, che ci sono per certe persone che finiscono dentro questi flussi distruttivi senza anima. Assolutamente, senza anima, sì. Senti, beh, tu hai fatto anche, so che hai fatto una piccola esperienza non molto tempo fa in Italia, a Palermo, l'hai fatta proprio con dei bambini che vengono un poco presi dalla strada. Vuoi dire giusto due cose, Sì, l'emozione che ti ha dato questa cosa, come ti sembra anche vedendo le cose che vengono fatte, come si potrebbe fare di buono? ho fatto una brevissima esperienza, si è trattato di 2 giorni ma molto intensi, e tramite Funima International, che è un'associazione ONLUS che si occupa di tutela dei bambini non solamente in Italia ma anche per esempio in America Latina, comunque sostiene vari progetti di cooperazione e di aiuto. E in particolare sono andata a Palermo, al Parco del Sole, che si trova in pieno centro storico di Palermo, il quartiere Alberghiera. Il quartiere è molto difficile e diciamo l'impressione che ho avuto, io sono andata per la festa di fine anno scolastico, organizzata appunto dai volontari. E diciamo che c'è stato lo spettacolino, no, di questi bimbi che vanno dai 6 ai 12-13 anni, dovrebbero essere meno di 40 adesso, mi diceva una volontaria. E comunque, ho vissuto proprio un'esperienza diretta con una città molto difficile, un quartiere molto difficile e dei bambini che vengono da famiglie che sono molto difficili. E quello che mi ha stupito è stato vedere che quando si trattava di esibirsi erano concentrati,
ed erano bambini semplicemente, non erano figli di nessun altro, di figli di, non so, uno, il papà in carcere, la mamma con problemi, il lavoro che non c'è, la criminalità. Erano semplicemente bambini. Quello che si può fare ovviamente non è risolvere tutti i problemi che hanno. E quello che ho vissuto a pelle, quello che ho constatato anche attraverso, parlando appunto con i volontari, è comunque la possibilità di dare loro un po' di serenità, un sorriso e ovviamente con l'aiuto concreto anche diciamo nel dopo scuola, nell'attività comunque come dire, di assistenza durante l'anno scolastico e anche l'attività di promozione di carattere. Può essere, non so, anche la gita, l'attività ricreativa, l'attività, non so, di educazione, il senso della legalità, l'integrazione sociale. Però ecco, magari non resterà molto, ma quello che può restare magari è una piccola scintilla che un domani potrebbe forse rappresentare qualcosa di positivo per loro. Quello che mi ha stupito, sai, essendo lì appunto, è quando mi giravo che vedevo che mancavano magari, non so, il papà, non ce n'era nessuno, e ecco, quindi ho provato di immedesimarmi a pensare loro come la pensassero, e chissà nella loro testa cosa appunto li frullava, e non so, non c'è Guarda. la mia mamma, non c'è, ci sono pochissime mamme, però io sono contenta di essere qui. C'era una ragazzina che cantava, che anche se ovviamente era una canzone molto difficile, quindi lei si è impegnata al massimo, e vedevi appunto questo sorriso, no? E poi la cosa più bella da vedere nei bambini. Guarda. Io le volte che mi è capitato di andare a vedere dei saggi, dei provini, delle cose, tu comunque vedi naturalmente che il bambino cerca nel pubblico la Assolutamente. mamma, il papà, chi conosce Sì, il ecco. coso. Ed è vero che l'essere umano si abitua a tutto e Sì. quindi dei bambini che vengono lasciati soli si abituano ad essere soli, ma noi dobbiamo pensare che quella solitudine non è una solitudine gratuita e che non significa nulla, quella è comunque una solitudine che porta dentro di sé una malinconia, una tristezza che è grandissimo, anche se dopo impariamo a soffocarle queste cose, a tacerle, e anche se è vero che il bambino, come gli lanci un piccolo salvagente, che invece che essere la mamma e il papà diventa una terza figura, che però lui si accorge che tu sei interessato a lui, che gli vuoi bene, che lo guardi, che lo ascolti, che vedi Esatto. quello che fa e sei interessato, ecco, il bambino si aggrappa e è pronto anche ad uscire subito, quindi bisogna sempre non far morire le possibilità, le alternative, le opportunità. Sì, perché poi sai, penso anche che ovviamente l'attività di dopo scuola è importantissima, la scuola è molto importante, e quello che più conta però è proprio la cultura. E della serenità, della pace, di valori che loro nemmeno conoscono. Quindi, al di là del rendimento scolastico, prima di tutto, secondo me, c'è proprio l'attenzione del bambino. Poi verrà magari anche quello. Però, prima di tutto, il bambino ha bisogno, soprattutto in certi contesti, di essere ascoltato, capito, diciamo, fargli fare le cose che gli spettano da bambino, che è tutto diritto fare, non da adulti o comunque da bambini, e sopprimere tutte le emozioni che hanno, come dicevi te, che magari poi reprimono per tutta la vita, no? E prima ancora della possibilità di diventare magari, che ne so, un po' più bravi a scuola, perché anche la difficoltà ovviamente è anche quella, no? Ecco, io lì insisterei, nel senso che trattandosi di famiglie che comunque hanno grossissimi problemi, molto spesso magari non si riesce a dialogare come esterni, come volontari, non si riesce a dialogare con entrambi. Non è che magari il papà è in carcere, però riesce ad avere un rapporto con la mamma, magari molto spesso è difficile anche con lei. Quello che però secondo me appunto bisogna sottolineare, su cui bisogna insistere, è il rapporto con la scuola. Perché
la scuola e gli insegnanti hanno il dovere, cioè il loro lavoro, quindi, Certo. e sono anche soggetti, diciamo, diversi dalla famiglia. E hanno, come dire, i bambini sott'occhio tantissime ore al giorno, almeno tutta la mattina, poi anche lì tempo pieno, mi sembra che sia comunque almeno la mattina, e quindi e per tanti mesi l'anno. Quindi ecco, insistere su quello sì, nel senso che gli insegnanti dovrebbero un po' scollarsi, come dire, no? L'abitudine al posto tranquillo e, come dire, tanto comunque sono bambini che rimangono così, ma darsi, beh, insistere, ecco, cercare un po' come dire, di supplire loro dove magari non può la famiglia, però esserci anche loro, oltre ai volontari ovviamente. Però la scuola secondo me è fondamentale in questo senso, al di là del testo, come dire, del nozionismo, che quello per carità, già sono magari un po' più indietro anche nei programmi scolastici, fanno più fatica, però al di là di quello proprio insistere sull'umanità, ecco, questo sì, questo è doveroso, secondo me. Guarda Paola, allora noi siamo in conclusione di trasmissione. Ti ringraziamo di tutte le informazioni, di tutti i dettagli, degli approfondimenti che hai potuto condividere con noi, della disponibilità. Ti mandiamo un abbraccio, ci sentiremo ancora, spero. E allora un tante grazie qui da parte mia. Grazie a tutti. Grazie a Diana. Grazie Paola. Io qui restituisco la linea a Rosario Moreno e un buonasera a tutti. Bene, Alviano, grazie, buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori, buonasera a Paola Lesigliana, grazie per essere stata con noi. Volevo comunicare comunque che è attivo di nuovo il Media Center di Radio Saiuz, raggiungibile al sito saiuzmedia.it. Poi il blog è saiuzblog.it, il sito radiosaiuz.it e aspettiamo se qualcuno ha voglia di scrivere qualche articolo per le nostre news, il nostro mensile che uscirà per agosto, per il 1° di agosto. Con questo è tutto, auguro a tutti una buona serata e andiamo con la sigla. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo, trasmissione condotta da Massimo Bonella e Aviano Appi. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione.